Campo dei Fiori e comunque tutto il centro di Roma, la domenica, la sera, il giorno, è un luogo che offre tante alternative per mangiare, per divertirsi, anche solo per sedersi magari e passare il tempo. Purtroppo è un classico che chi viene qua ha sempre paura di prendere la sola. In che cosa consiste la sola? Consiste nel fatto che tu magari vieni, ti metti seduto, ti dicono prendi un drink, ti pisto drink e poi ti arriva un conto salato. Il mio consiglio è sempre valutare in base a quello che volete fare realmente. Per esempio oggi che è domenica sera a Campo dei Fiori, se c'hai fame non te sedè in un ristorante a caso, valuta bene che cosa vuoi mangiare e come lo vuoi mangiare. Quando è domenica sono chiuse quelle attività che generalmente io consiglierei, per esempio il famoso forno di Campo dei Fiori, che c'ha anche ormai la sua succursale a fianco, è un classico per tutti, pizza a tutte le ore, calda, fatta bene. Tante volte invece vi mettete in uno dei locali classici di zona e mangi una cosa che magari è mezzo pasto surgelato, è una cosa, sai, dozzinata, un po' più legata al turista, invece altri hanno roba fresca, fatta al momento, buona, che te puoi scegliere. Per fare la vita mia amara, mi sono comprato sta chitarra, e quando il sole scende e muore, mi sento il cuore cantatori. La voce poco mastonata ti serve a fare la serenata, ma solamente a far maniera di farmi un sogno a prima sera. Tanto per cantare, perché mi senti friccicore il cuore. Tanto per sognare, perché ti senti friccico al lavori, fiore di là, grazie, che mi ricordi per prima amore, eppure grazie, eppure canti le canzoni mie, e mi rintontoniva di bugie, oh le la 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 la, la 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 la. Quando chiude il mercato puliscono tutta la piazza, perché immaginate tutte le bancarelle buttano, fanno, brigano eccetera. Durante la pulizia della piazza qual è la difficoltà? È che la gente che sta a mangiare si vede i mezzi, la puzza, le cose, e questo francamente non depone a favore di chi magari spende i soldi per stare seduto su una piazza tra le più belle. Per esempio qua sulla piazza, se volete mangiare spendendo poco, è una cosa abbastanza buona, non è romana ovviamente, perché devi scegliere, vuoi mangiare tipico romano, allora c'hai là in fondo la carbonara, che anche se passano gli anni secondo me rimane una cosa molto abbordabile e buona. Se invece per esempio vuoi mangiarti una cosa diversa, c'è il wok. Questo è fatto al momento, è molto buono. L'unica fregatura del wok secondo me è che c'ha tanti ordini con Glovo, Deliveroo eccetera, magari ti capita che non c'è fila ma ci mettono un pochetto ad evadenti l'ordine, perché hanno sti wok, sti pentoloni grossi dove te fanno saltati, che ne so, gli spaghetti di riso, di soia eccetera, con le verdure che scegli te, a un costo onesto. Non c'hanno il tavolino per mangiare, perciò te devi mettere da una parte a mangiartelo. Voi spesso andate davanti a sti ristoranti e c'è uno che vi chiama, un altro che sta dentro, e va a accorgere il ristorante magari si chiama da Romoletto, però il personale sono tutti stranieri. Adesso senza nulla togliere stranieri, però nella tradizione culinaria romana cosa succede? Che se sono troppi stranieri che cucinano, anche se hanno appreso la cucina, si vede che magari è una gestione che da poco è fatta così. Allora rischi magari che se vuoi mangiare tipico romano rimani un po' a bocca asciutta. Per esempio, se invece volete mangiare cose napoletane fatte fresche, fatte velocemente e senza spendere una cifra a capogiro, partendo dalla piazza, entrando qui di lato,
c'è un'attività che ho scoperto quasi per caso che è 100% napoletano, perciò pizze fritte, calzoni, calzoncelli, frittatina di pasta, tutte quelle cose che generalmente puoi mangiare a Napoli e che a Roma sarebbero un pochettino una cosa di quelle che dici vabbè, ma non è la stessa cosa. È una famiglia napoletana che si è trasferita qua e fa sta cosa qua, e colpisce molto che quel luogo lì è carino e tutto quanto, però non c'è quasi nessuno, e qua c'è il classico Carrefour Express centrale che c'è la fila di gente che si sta a comprare la baguette per metterci dentro, che ne so, un affettato, una cosa. Ma dico sempre, spendete quei pochi euro in più, prendetevi una cosa fresca appena fatta. Tra l'altro la mia preferita è sempre la Montanare, che è la pizza fritta, ma anche la frittatina di pasta. La cosa interessante è che li fanno al momento, nel senso che se tu la vuoi fatta qui, arrivi, a parte adesso c'è la sfogliatella e tutto quanto. La ciambella espressa. Pure la ciambella espressa. Tutti quelli che vedi sotto esposizione li facciamo al momento. Ah. I panuzzi li riempiamo al momento, davanti a voi, come quello che si vuole. Questo è il panino napoletano. Sì. Purtroppo sai che molti turisti non capiscono la differenza tra prendere una cosa fatta qua. Molte volte non vogliono aspettare. Cioè, ma c'è gente che non vuole aspettare. Ma tanto poi fanno la fila al supermercato, se cioè, prendono la baguette. No, probabilmente ti dicono le cose, dammi la cosa dalla vetrina. Cioè, no, questa è la nostra filosofia del lavoro, è questa. La friggitoria, il fritto espresso fatto al momento, che nessuno più te lo fa. Sì, perché poi cioè, rimane lì secco. No, ma poi la nostra famiglia, comunque, noi nasciamo proprio come friggitori. Siamo, io e mio fratello siamo la sesta generazione che porta avanti il mestiere. Con ragù la frittatina di pasta. Con ragù di carne alla genovese all'interno, una carne che cuoce all'interno della cipolla per 6-7 ore. Il ragù napoletano alla genovese è molto, molto buono. Ma possiamo fare, facciamo anche la versione romana, cacio e pepe, pure per stando a Roma. Sì. Sono nelle vie laterali, ci sono tantissime attività che purtroppo però per esempio la domenica sono chiuse, festivi sono chiusi. Da Campo dei Fiori io consiglio sempre di prendere via dei Giubbonari, che è questa via qua, dove in realtà di food non c'è molto, perché praticamente è la via dell'abbigliamento. Vi permette poi di arrivare in vie laterali, che vi dicevo che hanno piccole eccellenze tipo pasticcerie o altro, e poi vi permette pure di arrivare a Trastevere. I poliziotti sa l'hanno fatto, talmente mi sono mischiato vino e vodka. Sai che è successo? Non ci capivo più niente, mi ha detto sto facendo il matto. O sai che ti faccio? Te do 10 euro, basta che te ne vai. Io ho visto i sordi, me ne sono ito subito. Sento la nostalgia di un passato, dove la mamma mia io ho lasciato. Non ti potrò scordare, casetta mia, ammazza che freddo, le mani congelate, in questa notte stellata la mia serenata, io canto per te. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella. O sei l'amore, quando ci penso, vorrei tornare dalla mia bella al casolari. Durante la settimana è aperto anche quello dei filetti di baccalà, famosissimo, infatti si chiama filetti di baccalà. Purtroppo oggi che è festivo è chiuso, ed è particolare perché sono i filetti di baccalà tipici romani che vengono fritti in pastella e sono lunghi. E sta proprio nell'angoletto. Quando vi capita per andare a Campo dei Fiori, se andate verso Portico d'Ottavia, eccetera, e lo trovate aperto, vi potete prendere il famoso filetto di baccalà. Se invece girate qui a Via dell'Arco del Monte, questa è la vietta che collega Campo dei Fiori con Trastevere, tutta la parte di piccole botteghe. Per esempio adesso, anche di domenica, è aperta questa bottega che è specializzata nei formaggi. Ciao ragazzi, dovete anche comprare un pezzo di formaggio da mangiare così, che ce ne sono veramente tanti, e se vi comprate un pezzo di pane ce lo mangiate insieme. In forma di... Vedete? Assaggiate! Stravecchio di Malga. Com'è?
latte dal vecchio a 700 metri d'altitudine, il colore giallo è conferito agli dei beta caroteni. Ma infatti mangiassi un pezzo di formaggio tante volte, ah, pure il torrone hai preso, bello e bello. Adesso la situazione non è molto organizzata perché è stata una giornata lavorativa abbastanza. Ma immagino, perché voi c'è pure il banco al mercato, no? Ci stanno dei banchi al mercato, sì. Allora, questo si chiama Cacio Mari di Columella, vincitore del premio Roma nel 2009, fatta Divin Amore, quindi è romanissimo. 15 euro, se non è fatto. Oh, grazie. Penso che già solo con l'assaggio si possa capire la qualità del latte che viene utilizzato. Caglio vegetale, quindi coagulazione del latte che avviene con caglio vegetale, con ferro del cardo e non con caglio microbico. Spettacolare. Buono, l'unica cosa è che dopo quello che mi hai fatto assaggiare prima, questo rimane quasi piatto, capito? È un po' delicato, è vero, è vero. Gli ultimi due così per terminare l'esperienza. È un pecorino prodotto qua sul litorale laziale, molto delicato, molto, molto gradevole in bocca, non è troppo intenso. Questo rimane leggero, infatti. Sì, sì. Con la migliore bresaola che assaggerai, guarda, più buona di questa è difficile. Carne italiana selezionata, valtellinese, punta d'anca. Pochissimo sale, infatti. Molto spesso la bresaola è prodotta con carne non di alta qualità. E ci sono dei cavilli legali che vengono sfruttati per utilizzare una carne più bassa a livello qualitativo e chiamarla sempre carne italiana. In questo caso è una carne italiana selezionata, marinata, che gli va a conferire quel leggero sentore affumicato nel finale. Sempre rimanendo su questa via c'è un'altra eccellenza che è una pasticceria siciliana specializzata nei cannoli, nelle cassatine e in tutte quelle cose siciliane, tra cui la pasta di mandorle, il pistacchio, una caffetteria, oltre al caffè potete sedere dentro, mangiare i dolci. Pasticceria storica siciliana qui da una vita. Io consiglio sempre caffè, cannolo siciliano se vi piace, classico, e tutta quella parte a base di pasta di mandorle, dove puoi prendere proprio i prodotti da forno tipici e come vedete c'è un sacco di fila davanti. Il pane, la pizza, tipica pizza rossa romana con l'olio sopra, sottile. Allora, loro sono specializzati su questa. Il castagnaccio è molto tipico romano come dolce. Ragazzi, confermato due. Qua beh, puoi pure prendere piatti, chiamiamoli pronti. E poi la pizza questa è proprio quella al taglio specifica. Quella buona è quella là, che c'è pure il peperoncino, il piccante. Ciao! L'avevamo già visto voi. Sì, sì. Questa è sempre espressa la pizza. È finita in tempi... tempi velocissimi, ho visto la fila. Ciao! Sì. Eh? Sì, ai tempi! Vabbè, ma Roscioli è storico. È grande il forno. Sì, beh, questo è un forno grandissimo, arriva fino giù in fondo, non... c'è pure la porchetta, là, che se uno vuole pure la cosa che ha la porchetta. E poi ormai Roscioli è talmente famoso che c'ha pure il brand, no? Magliette, borse, eccetera. Grazie, grazie. Ciao. Ciao. Pane a Roma, il pane romano sono veramente 2-3 che lo fanno storicamente da sempre, no? Roscioli è uno di quei posti che è partito da semplice forno e poi ha iniziato col pane ad aprire locali anche più particolari, no? Dove puoi mangiare più cose, perché avendo una base così forte sul pane, la pizza eccetera, si è potuto permettere di fare gastronomia a tutti i livelli. Qua dietro ci sono i vicoli che poi sono vie di servizio, per esempio ci sono negozi meno ambiziosi, per esempio c'è un deposito bagagli che lavora tantissimo. Se voi state con la valigia in giro per Roma e state in centro, potete lasciare la vostra valigia per 3-5 ore tutta la giornata a prezzi onesti, perché poi 3-5 euro, 8 euro per lasciare la valigia nel momento in cui la dovresti portare dietro tutto il giorno, francamente non è il massimo. Dal casino di Campo dei Fiori passate qua, un silenzio, sentite che roba, addirittura rimbomba. E qui ci sono proprio quelle aree tipiche dei vecchi vicoli romani, vedi, tipo ve li trovate, sai, in posti atipici rispetto alla Piazza Grande eccetera. Tra l'altro ci sono dei cortiletti e delle corti molto belle qua da vedere. Cioè, se vi capita qua in zona, va affacciate, guardate
quanto è particolare vedere l'interno dei palazzi qui del centro. Quando vedete queste cose qui, lo sapete che significa? Che c'è un B&B. Tante volte il proprietario del B&B, per non venire lui a fare l'accoglienza, dice: guarda, le chiavi stanno qui dentro, e ti dà la combinazione a quattro cifre di questa scatoletta, che poi di volta in volta viene cambiata. Tu prendi la chiave, entri qui nel B&B e vai su. Quelli più moderni hanno implementato invece una serratura a combinazione su una porta antica, tra l'altro, perché questa, la porta è rimasta antica perché non te la fanno cambiare, giustamente. Però ci hanno messo un'elettroserratura collegata al codice, perciò tu vieni, hai affittato, ti danno il codice, entri e vai direttamente su. Qui purtroppo tanti appartamenti che erano dei romani da generazioni e generazioni hanno ceduto il passo alla guest house, ai B&B, anche a piccoli hotel, perché quello che tu riesci a fare in 2-3 giorni di affitto di un appartamento, di una stanza qua, ti ci paghi l'affitto dove ti pare e non stai incasinato nel centro, perché considera pure i limiti di certe strade. Questa è una strada piccolissima. C'è questa zona che è l'Arco degli Acetari, che è una zona privata, però la lasciano fruibile perché è molto bella da vedere. C'è una corte interna di quelle molto antiche. Allora, considerate che trovate incastonati residui di colonne di tantissime epoche anche nella struttura del palazzo. Ma la parte più bella, vedete, è questa. Tu entri dentro a quest'area, che in parte è anche in deposito poi dei negozi, eccetera, però trovi sta corte con gli alberelli, le piante, tutta una serie di cose, un vecchio carretto, il gatto, i turisti che vengono qua, e vedete, quelli sono i vecchi bagni che stavano sui balconi, perché ai tempi non c'erano i bagni in tutte le case, ma erano sul piano, e chi invece magari c'era un balconcino riadattava semplicemente un pezzo del balcone a tazza del cesso, cioè tu andavi sul balcone e facevi quello. Vedi, il gatto viene subito. Ciao bello, vuoi qualcosa a mangiare? Eh? Non c'ho niente. Questi i famosi gatti del palazzo, dei cortili, si fanno accarezzare perché hanno voglia di essere un po' grattati. Vedi, guarda come fa con la coda. Ci sono le scalette che vanno sopra, che sono costruite vecchio stile. Guarda questa qua, per esempio, con tanto di riportata la parte del muro sotto, tubi esterni, palazzi, palazzetti, terrazze, c'è un po' di tutto. I balconi sono tutti diversi l'uno dall'altro, guarda quello, addirittura c'è i ferri sotto. C'è un odore di caminetto, perché dentro queste case ancora ci sono i caminetti, e ovviamente nel caminetto bruci la legna. Tanti si portano la legna a casa, ciocchi di legno e te riscaldi, perché hanno la canna fumaria, il caminetto, e rimane tutto vecchio stile. Negli anni poi tante sono state ristrutturate, sono state rimesse a posto. Considerate che adesso qua dentro prevalentemente ci stanno pure qui dei B&B, cioè i turisti ci vengono proprio perché è particolare, è tipico. Lo leggi pure sulle recensioni. Io questo l'ho scoperto leggendo delle recensioni di persone che erano venute a Roma dicendo: ah, è proprio un borghetto tipico, sembra di staccarsi da Roma. Infatti ti sembra di stare in un paese all'interno del centro di Roma, tutto separato da sto singolo cancello. Ha un orario, perché nonostante sia privato, poi comunque il Comune di Roma ha stabilito degli orari per farlo vedere, perché è comunque un patrimonio del Comune di Roma, vedete? C'è proprio il patrocinio del Comune di Roma, Arco degli Acetari, apertura alle 6:30, chiusura alle 23. C'è una persona proprio delegata a fare questo, in modo tale che
tutti ne possono usufruire. Le luci, la videosorveglianza e il restauro di questa zona a carico anche sia dei condomini che del Comune di Roma. Tutto a posto? Ma non c'è niente così ogni tanto, no? Una volta. No, stiamo a far vedere che faceva la cosa a mano qua. Questa è un'osteria storica di Roma, tra l'altro credo che abbia aperto pure all'estero. E la particolarità è che loro in vetrina tutta la pasta che mangiate la fanno a mano qua, vedete? Ci sono sempre fisse una o due persone che la fanno, la preparano, la pesano e poi te la portano al tavolino. E i turisti qua vengono in tanti, ma vengono pure i romani, perché alla fine mangiare un piatto così tipico, che sai che è stato fatto espresso, è quello che vi sto a dire sempre. Valutate sempre che quando il piatto viene fatto espresso, cioè un qualcosa che ti preparano al momento, indipendentemente che ti possa piacere o no, alla fine è migliore nettamente. Che poi se trovate pieno là c'è l'altra sede, ce l'hanno a due passi. È importante capire quello meno turistico e più adatto al cittadino romano, anche se partite da un presupposto, se state al centro 90% regà è turistico, è raro che voi troviate un qualcosa che non è turistico. Fa sorridere come il Comune di Roma riesca a stroncare la vita di un'attività lasciando una buca aperta qua davanti così, ma è folle. Considerate che è molto profonda, perché hanno dovuto mettere dei sacchi e dei mattoni per evitare, perché questa va praticamente sotto. Spero che la facciano presto, perché veramente dopo diventa difficile per un negozio lavorare, anche perché io avrei girato al largo senza neanche pensarci. Sono tante le gelaterie che sono rimaste aperte, e considerate che oggi 3 dicembre io ho visto tante gelaterie aperte e clienti che comprano, perché Roma è particolarmente calda in questo periodo. Oggi siamo a 15 gradi. Qua al limite, dove finisce poi la zona di Campo dei Fiori e inizia la zona di Piazza Navona, c'è sto forno, il famoso fornaio, questo c'è da una vita. Qua ci caschi dentro. C'hanno sempre cose a mangiare tutte le ore, pane, dolci, pizza con la mortadella, di tutto e di più, però devo dire la verità, non mi ha mai fatto impazzire, nel senso è un generalista, c'ha tutto, c'ha dal vino, alla pizza, alle marmellate, ai panettoni, alle meringhe, al limoncello, mandorle, di tutto e di più, anche cose particolari romane, tipo il pan pepato, il pan giallo romano. Però non è il mio, diciamo, non è il mio tipo, anche se per i turisti attrae molto, perché immaginate un ungherese, una meringa gigante con 2,50 euro, te la prendi, il famoso mostacciolo romano, ravioli di crema con pistacchio, hai voglia qua. Pochi euro e mangi. Ho cercato un attimo di sviscerare quello che è Campo dei Fiori, nel senso che quando venite qua o venite per mangiare o per bere, monumenti pochi, sì, sono carine le corti interne, i vicoletti, eccetera, però spero avervi fatto capire come orientarvi sul mangiare, poi in base anche ai vostri gusti, perché in base ovviamente ai consigli che vi ho dato voi vi regolate voi da soli. È normale che se vuoi un pezzo di pizza ci sta il forno, è normale che se vuoi mangiare in piatto ti puoi rendere il wok, o ti puoi andare a mangiare la pasta pure fatta a mano che vi ho fatto vedere in quell'altro caso. Sono cose diverse, però sono cose tra virgolette sicure, cioè rodate dal cittadino che le va a mangiare. Evitate le fregature, perché i menù turistici, sta roba qui spesso può diventare una fregatura. A sto punto fatemi sapere se volete altri approfondimenti sulle varie zone Roma, perché poi ci sarebbe Piazza Navona, Trastevere, poi Trastevere andrebbe di Sonzone, c'è il Pantheon, c'è Via del Corso, e in tutti questi posti si rischiano sempre le fregature, con percentuali più o meno alte in alcuni casi e in altri. Scrivetemi nei commenti quali altre zone volete sapere, o scrivete altre zone e ve ne faccio delle altre. Mentre il fiume piano piano lui scorre e se ne va alla fata turchina, incomincia a sognare. O termino romano,
Hai visto, pure senza microfono. Che bella cosa, e una giornata sole, un'aria serena, dopo sta tempesta, e l'aria fresca, mi pare già una festa. Che bella cosa è una giornata di sole, mannato sole, io belle mie, o sole mio, s'ambronda a me, o sole mio, s'ambronda a te. Blonde, I'm